Le avventure dei fratelli Gelsomino. Molto, molto tempo fa, il sole splendeva sul meraviglioso mondo selvaggio e le paludi vulcaniche ribollivano fumanti. I Gelsomino, la prima famiglia ad avere mai inventato una macchina del tempo, avevano viaggiato a ritroso nei secoli per visitare la terra dei dinosauri. Per questa avventura erano tornati indietro di 200 milioni d'anni, nell'era del Giurassico inferiore, in un luogo dove davvero straordinario e ricco di colori, che oggi corrisponde all'area meridionale dell'Africa. La pioggia era caduta sul mondo, tiepido e umido, sgocciolando dagli aghi delle alte conifere. Il professor Pablo e la professoressa Penelope Gelsomino stavano preparando il pranzo nella casa sull'albero, mentre i gemelli più grandi, Asha e Alfie, avevano accompagnato quelli più piccoli, Tulip e Ted, alla ricerca di un dinosauro abbastanza piccolo da diventare il loro animale domestico. Ehi, guardate che animale interessante! Esclamò Asha, mentre tutti scendevano dalle bici. È un mastodontidilo. Sta cercando di raggiungere le foglie più alte. È troppo grande per vivere nella casa sull'albero, disse Tulip. Mi serve un dinosauro più piccolo come animale da compagnia. Superando il masopondilo, i gemelli disturbarono una piccola creatura addormentata tra le felci. Era un animaletto davvero minuscolo, non più lungo di 10 cm. Oh, cinguettò Tulip. Non sapevo che i topolini vivessero nella stessa epoca dei dinosauri. Non è un topo, si chiama Megasostrodo. Ed è uno tra i mammiferi primitivi più antichi. La corresse Asha, controllando il libro che portava sempre con sé. La chiamerò Meg, per fare prima. Fu il commento di Tulip. Sarà perfetta come animale domestico. Ma Meg, che prima di allora non aveva mai incontrato un umano, non sapeva che cosa volesse dire essere un animale domestico. Così, quando Tulip tese la mano per prenderla, si spaventò molto e scappò, saltellando tra le felci, arrampicandosi poi sulla coda del vicino massopondilo. Lungo la sua schiena e su fino alla testa del massiccio dinosauro, impegnato a masticare gli aghi di un altissimo pino, Infine Meg saltò giù dal masopondilo e si acciambellò su un ramo dell'albero, guardando per un momento in basso verso di loro con gli occhietti socchiusi prima di addormentarsi di nuovo. Oh no, esclamò Asha. Il libro dice che il masopondilo è sia erbivoro che carnivoro. Forse si mangerà Meg. Il grande dinosauro continuava a cibarsi degli aghi del ramo sul quale il piccolo mammifero si era addormentato. Che cosa potevamo fare? Non preoccupatevi, esclamò Alfie. Mi è venuta un'idea. Distrarremo il masopondillo così Tulip potrà arrampicarsi sull'albero e salvare Meg. Fantastico, concordò Tulip. Mi piace salire sugli alberi. Non avere paura, Meg. Sto venendo a prenderti. Meg non sembrava affatto preoccupata. Piuttosto pareva addormentata. Alfie, Asha e Ted raccolsero alcune grosse pietre ai piedi dell'albero e iniziarono a batterle una contro l'altra per fare rumore. Colto di sorpresa, il masopondillo smise di mangiare e si voltò lentamente verso i tre bambini. Oh cielo! Si lamentò Asha, mentre il bestione piegava la testa e si dirigeva rapido verso di loro.
Forse dopo tutto il masopondillo è un vero carnivoro. Scappiamo! Asha, Alfie e Ted buttarono le pietre a terra e corsero di filato alle biciclette. Nel frattempo, Tulip si stava arrampicando sull'albero per recuperare Meg. Scalò il lunghissimo tronco fino al ramo dove dormiva la piccola creatura. La prese delicatamente mettendosela in tasca per poi ridiscendere lungo il tronco e correre a raggiungere gli altri. Ma il masopondillo non stava dando loro la caccia. Si fermò e abbassò la testa. Stava mangiando i sassi che i gemelli avevano usato per fare rumore e spaventarlo, inghiottendoli uno dopo l'altro. «Ma guarda un po'», disse Asha, intanto che tutti si allontanavano in bici. «Ho sentito parlare di dinosauri erbivori e anche quelli carnivori, ma mai di dinosauri mangia sassi». Quando i gemelli tornarono infine a casa, il professor Pablo e la professoressa Penelope stavano apparecchiando la tavola per il pranzo. «Che cosa avete scoperto oggi sui dinosauri?» chiese ai bambini professor Pablo Gelsomino. «I mesopondilli sono lunghi circa 4 metri», rispose Alfie. «Hanno denti frontali arrotondati e un lungo collo per poter mangiare le foglie dei rami più alti, come le giraffe», aggiunse Asha. «E mangiano pure i sassi», esclamò Ted. «Sì, pietre e sassi le aiutano a digerire il cibo», spiegò la professoressa Penelope. «Avete scoperto molte cose, e tu, Tulip, che cosa hai imparato oggi?» «Ho trovato un mega zostrodo che si chiama Meg, e penso che la terrò con me», rispose Tulip, mostrando ai genitori la piccola creatura simile a un topolino. «Non sarà difficile occuparsene, tanto dorme quasi sempre». Durante il pranzo, infatti, Meg si addormentò in braccio a Tulip e dormì per tutto il pomeriggio e per tutta la sera. Di notte, molto molto tempo fa, all'epoca dei dinosauri, il cielo era tempestato di stelle. Le felci ondeggiavano nella pioggia, agitati dalla brezza preistorica, e tutti i membri della famiglia Gelsomino erano profondamente addormentati. Beh, quasi tutti. Meg era impegnata nella frenetica ricerca di insetti. «Non sono sicuro che Meg sia l'animaletto domestico ideale, Tulip», bisbigliò Ted, mezzo addormentato. «Di giorno dorme tranquilla, ma poi di notte si sveglia. È un animale notturno». «Beh, non è un problema», replicò Tulip. «Starò sveglia insieme a Meg. Anche io posso essere un animale notturno. Ma gli esseri umani non sono bravi come megazostrodi a vivere di notte. Infatti Tulip si era già addormentata. Bene ragazzi, spero che questa storia vi sia piaciuto e che vi abbia rilassato un po' ascoltando la mia voce.